La SAT di Riva del Garda ha festeggiato oggi a Malgagrassi la ricorrenza del 90° anniversario di fondazione. Dopo la Santa Messa, officiata da Monsignor Luigi Bressan, arcivescovo emerito di Trento, è stato benedetto il primo gagliardetto della sezione. Sono seguite poi le premiazioni degli ex presidenti. Antonio Miorelli, presidente dal 1966 al 1972, Leopoldo Pellegrini, presidente dal 1973 al 78, Enzo Bassetti, che ha guidato la sezione dal 1979 all'81, Gino Prezzi, presidente dall'82 all'84, Cesarino Mutti, presidente dall'85 al 2002, Marco Matteotti, presidente dal 2003 al 2011, Arturo Giovannelli, presidente dal 2012 e Giorgio Galas. A chiudere la giornata, a cui erano presenti anche l'assessore provinciale alla cultura Tiziano Mellarini e il presidente della SAT centrale Claudio Bassetti, è stato il concerto del coro Lago di Tenno. Oggi è una giornata molto importante per noi, oggi. Diciamo che quest'anno cade il 90° anniversario della fondazione, della rifondazione della sezione SAT di Riva. Siamo qui a Malgagrassi, siamo saliti un buon gruppo da Riva a piedi per commemorare l'evento di 90 anni fa, con il vessillo addirittura di 90 anni fa, cucito da delle signore che si sono offerte e hanno fatto un richiamo del nostro vessillo. La nostra sezione attualmente è una sezione molto vitale, ha più di 1.500 soci, quasi 1.600, svolge un sacco di attività con la scuola, con i giovani, con le famiglie, con l'alpinismo giovanile, con il gruppo Rocciatori, con Santa Barbara che è un gruppo importante. E siamo qui per festeggiare questo 90° e anche per dare linfa per dare modo a tutti i nostri soci di poter rinvigorire la passione per la montagna. Quindi Riva città lacustre ma anche montana. Sì, Riva città lacustre, diciamo che è una sezione del CAI che è la più bassa d'Italia perché è a 65 metri sul livello del mare e quando si sposta ha un dislivello di almeno 600 metri per andare a Santa Barbara, se non 1.500 per salire sulla Rocchetta e 2.000 e oltre per andare nelle altre cime. È proprio un quasi quasi, diciamo, una società alpinistica lacustre, per non dire marina, eccetera. A parlare della Sanrivana in 2 minuti, in 3 minuti, insomma è molto difficile. Diciamo che la Sanrivana, non come sezione ma come SAT in generale, nasce praticamente l'anno in cui viene fondata la SAT, ovvero nel 1872, perché bisogna ricordare che quando ci si trova presso lo stabilimento alpino del Righi così a dare il via alla SAT, che poi diventerà la Società degli Alpinisti Trentini, sono soprattutto gli arcensi, i rivani e diverse persone della Valle Rendena. Sappiamo che poi l'Austria chiuderà nel 76 la SAT, perché insomma vicina all'italianità come lo è sempre stata, e nel 77 la SAT verrà rifondata a Riva con il sindaco di allora De Lutti e così vivrà poi i suoi anni, ma ripeto, insomma è difficile in poco tempo andare a riassumere, d'altra parte, quello che tante persone hanno scritto ben meglio di me. Noi siamo qui oggi invece per ricordare i 90 anni della sezione SAT di Riva del Garda. Allora sembrerebbe una contraddizione dire che la SAT era nata ancora nel 1872 e che adesso celebriamo i 90 anni, ma ripeto, si tratta dei 90 anni della sezione di Riva del Garda, perché la SAT di Riva ad un certo momento, quando sorge la società sportiva Benacense, ovvero nel 1905, si aggrega alla società sportiva Benacense e fino
al 26 vive appunto in simbiosi con la società sportiva benacense, fatto salvo la pausa della guerra quando anche la società sportiva verrà sciolta. Nel 26 un gruppo di satini pensa di dare vita alla sezione di Riva del Garda. Nel marzo ci si trova per formulare lo statuto e il 12 settembre di 90 anni fa in questo posto viene benedetto il vessillo sociale. Presenteremo dopo, so che gli amici della SA consegneranno questo piccolo opuscolo dove si ricorda appunto l'inaugurazione del vessillo che risale appunto al 12 settembre del 1926, quando la SA di Riva si organizza come sezione. Da lì in poi gli anni insomma si contano, sono tanti, appunto 90, e speriamo che possano moltiplicarsi in modo tale che la SAT abbia questa vita che è espressa nel suo motto, ovvero Excelsior, sempre più in alto. Beh, l'importanza della SAT credo che sia conosciuta non solo certo a livello trentino e non solo a livello nazionale, ma forse anche più in là dei nostri confini. Siamo l'associazione di volontariato più grossa del Trentino, abbiamo circa 27.000 soci e facciamo molto, credo, per la comunità trentina. Basti pensare alla manutenzione dei sentieri, per esempio noi abbiamo 5.400 chilometri di sentieri nel nostro Trentino che sono sentieri SAT e dei quali noi facciamo la manutenzione. Basti pensare ai nostri 34 rifugi, ma anche a tutte le varie collaborazioni che abbiamo sia con la provincia che con l'università che con altre associazioni per quanto riguarda la conservazione del territorio, per quanto riguarda una gestione sostenibile del nostro territorio, l'amore per la montagna, eccetera. Questo per quanto riguarda la SAT in generale. La SAT ha ben 85 sezioni, di cui quella di Riva è la seconda come quantità di soci dopo quella di Trento e sicuramente una delle più vecchie, avendo appunto 90 anni. Cosa si può dire di questi 90 anni? 90 anni sono tanti anche per una persona, sono tantissimi probabilmente per un'associazione. Forse la differenza sta nel fatto che quando una persona di 90 anni si augurano ancora tanti di questi anni, si sa che insomma per quanto possa essere longeva, tantissimi non potranno essere. Per quanto riguarda l'associazione invece, quando si augura un'associazione così forte che ha dimostrato davvero tanta energia per tanto tempo, c'è davvero la fiducia, la consapevolezza che questa possa andare avanti ancora per tanto tanto tempo e facendo ancora tantissime cose belle. Quindi tantissimi auguri alla nostra sezione di Riva del Garda per un futuro ancora migliore. Come è cambiata la montagna in tutti questi anni? Ah, adesso è cambiata completamente, tutti vengono. Vengo con le scarpe, come si dice, le scarpe fradito o altre. Una volta non c'erano i soldi, però si era più coperti con le scarpe, con insomma tutto quanto giusti per la SAT. Beh, tutte le domeniche era di andare con mio padre in montagna. Ecco, una volta si è fermato il prete. Mi ha fermato il prete lì in via Letili e mi ha detto: perché non vieni qua a giocare a football, giochi e sei vicino a Dio, no? Allora sono andato, ho detto allo mio papà, e allora mio padre mi disse: ma domenica dobbiamo andare sul Monte Baldo. E quando siamo stati sul Monte Baldo mi ha portato sul Mamelloni lì e mi ha fatto vedere giù l'Italia del Trentino e mi ha detto: qua sei vicino a Dio. Era così mio vecchio. Io sono socio della SAT dai primi anni della mia vita, perché non mi ero iscritto io, mi iscrisse mio padre che era un alpino, amava molto la montagna anche lui e quindi mi iscrisse alla SAT. Poi però, mano a mano che crescevo, la mia consapevolezza è maturata e nei primi anni di guerra, insomma, con alcuni altri ragazzi che poi poveretti furono in parte massacrati dai nazisti, scegliemmo la montagna come
antitesi al regime fascista e fondammo questa associazione dei figli della montagna, perché vedevamo nella montagna un simbolo di purezza, faticosa da raggiungere, ma che rappresentava la purezza, esattamente il contrario, cioè della sporcizia che vedevamo nella società. Ecco, questo fu l'inizio del nostro e del mio personale amore per la montagna. Poi nel 1944 fui costretto a passare 10 mesi in montagna, fuggendo alla ricerca dei nazisti, e dovetti appunto rifugiarmi su queste montagne per evitare di essere catturato, come catturarono i miei amici e come fecero con mio padre, che pure catturarono e lo fecero morire appunto nel 1944. Io riuscii a fuggire e stetti in montagna la bellezza di 10 mesi. Naturalmente il mio amore per la montagna è sempre continuato anche negli anni successivi della mia vita, ed ancora oggi, quando posso venire in mezzo a queste belle boscaglie, sono un uomo felice.